E sono tutti gente qua, che parla, sono qui con un nuovo gioco, Yooka-Laylee, fatto da Playtonic dal 2015 fino al 2017. Wow, questo è un grande progetto. Chi non lo sapesse, Playtonic è un gruppo che si è formato piuttosto pochi anni fa, e sono tutta gente che ha lavorato con Rare, l'azienda sotto i giochi di Banjo-Kazooie, che è stata ispirazione per questo gioco. Quindi direi di far parlare al gioco stesso. Vai. Avventura principale. Innanzitutto, non mi aspettavo all'inizio che questo gioco sarebbe stato in italiano. E beh, ecco. Sì, fin dai dati di salvataggio vogliono farci ricordare Banjo-Kazooie. Questo è figo. Iniziamo qui. Avventura principale. Penso ancora di essere su Xbox, scusate. I caricamenti era quello che mi preoccupava di più di questo gioco sulla versione Switch. Va bene, sì, sto giocando alla Switch, se non si fosse capito. Baia del naufragio. È tutto pronto per la tua investitura, Capital B. Il personale è nelle tue mani ora. Credi che quella statua sia troppo dorata o forse troppo poco? Oh, beh. Teste la sua luminosità, il personale ha bisogno di qualcuno da ammirare. Un momento, e quella cosa cos'è? È la statua del vice residente, signore? Vicepresidente. Io non ho dato l'autorizzazione per quella, inoltre fa ombra al piedistallo di quello del presidente, gettatela via. Certamente è lei il boss adesso. Ok, dottor Quack, siamo pronti per sinergizzare la tua ultima tecnologia, pompa profitti? Sì, signore, ho costruito il Nartiror 64, la mia invenzione più ingegnosa. Ci consentirà di impadronirci di tutti i vecchi libri impolverati del mondo e detenere il monopolio assoluto sul mercato. Una strategia dinamica e spietata allo stesso tempo, dottore, mi compiaccio. Prepara immediatamente il dispositivo, devo essere sul campo da golf del mondo 4 per l'ora di pranzo. Lo chiama Mondo 4. Certo, signore, subito, signore. Ops. E Quack, mi raccomando, fai in modo che il libro speciale resti al sicuro. Thank you.
la vita comincio quasi a sentirmi a casa in questo vecchio relitto, Lily. Merito delle mie vernici a tinta accesa, Yuka. Sarebbe ora di ristrutturare questo posto. La maggior parte delle stanze è ancora come quando ci siamo trasferiti qui. Chissà cosa si nasconde sotto le assi del pavimento. Per lo più insetti deliziosi, insetti. Ah, e qualche vecchio libro che usavano come sottobicchiere. Wow, un tesoro pirata. Scommetto che vale un bel po', sembra antico. Davvero? Secondo te dovremmo piazzarlo? Facciamo l'80% a me e il 20% a te. Ehi, il mio libro prezioso, libro! Qualcosa lo sta risucchiando. Le pagine stanno scappando. E sono d'oro! Credo che quel libro sia molto più speciale di quanto pensassi, Lily. Presto, inseguiamolo. Varrà ancora di più ora che è diventato un libro volante. Ok. Bene, siamo effettivamente su gameplay e... prima di tutto, questo gioco effettivamente ha impostazioni, quindi grazie al cavolo. Se è ancora stesso errore. Telecamera, so che tu è il tuo problema più grande. Ok, è già settata su quella che pensavo, va bene. Classica, grazie. Ok. Questo gioco ha problemi di telecamera, questo lo si sa. Bene, andiamo. Come va, amici? Sono felice di vedervi. Salve, io sono Yuka e lei è la mia amica Lily. Ci conosciamo? Ma certamente, sono io, Trouser, l'onesto ed esperto venditore. Sì, mi ricordo, sei quel furfante che ci ha venduto quello schermo piatto dalla dubbia provenienza. No, no, impossibile, mi starete confondendo con qualcun altro. Amici... Ehi, Trouser, per caso hai visto un libro magico volante passare di qui? Sì, per 5 piume. Sono molto richiesti da quando il settore commerciale dei libri è decollato. Forse ne troverete in quegli scrigni sparsi un po' dappertutto. Ho già cercato di aprirli prima mentre Yuka dormiva, ma niente da fare. Oh, ma per sbloccarli avete bisogno di una delle mie mosse speciali, brevettate. Premendo Y, il nostro amico verde si esibirà in un suo strepitoso colpo di coda. Ok, premere Y per attaccare, capito? Fantastico, ora andate a scassinare quegli scrigni e portatemi le 5 piume. Bene. Ora, io sono una piuma, una delle 200 che potrete trovare in ogni mondo. Raccoglietene e potrete comprare 9 mosse. Ah, 200 per ogni mondo, interessante. Comunque sì, Yooka-Laylee, promesso successore spirituale, diciamo, di Banjo-Kazooie, dato che loro non sembrano avere un domani. E sì... interessante, vedremo pian piano cos'è. Ok. Questa era probabilmente l'ultima meta che dovevo andare. L'intro secondo me è stato già un bel tocco. Le animazioni erano belle lisce, proprio come sanno di Nintendo 64. Non erano perfette, ma fatte apposta per l'appunto. E secondo me andava. Poi certi trattamenti di design. Ci sono certi design di questo gioco che non accetto, ma tipo il design del... che spoiler, il cattivo, si è capito chi è. Secondo me è fantastico.
Ok. Fate un pieno di gustose energie di farfalla. Siate gentili, raccoglietemi e ricordatevi che la barra dell'energia... sì, mi sta tornando in memoria. Tornate qui. Ok. Sì, quelle farfalle qui sono la barra della vita e anche qualcos'altro che probabilmente vedremo nei prossimi mondi. E qua sembrano che ci siano solo loro. Ok. Là, effettivamente però c'è qualcuno. E se non sbaglio questo gioco non ci dà una caduta. Sì, strano pensando che dovrebbe essere un platformer classico. Però... bien. Ehi Blasto, come ti senti oggi? Non tanto bene, mi fa male la gola, ho perso la voce quasi del tutto. Sarà stata tutta... sarà stata la serata karaoke di ieri, la tua esibizione ci ha lasciati sbalorditi. Ne siete sicuri? Io credo che qualcuno mi abbia scagliato un giornale giallo e per sbaglio l'ho inghiottito, goiato. Accidenti, vorrei che ci fosse una terapia d'urto che mi facesse tornare subito in forma. Credo che sia qualcosa che non possiamo ancora fare. Vabbè. Va bene. Tra l'altro, diciamolo subito. Finalmente... Sì, lo so che non è proprio un gioco di Banjo-Kazooie, ma questo qua ha finalmente dei dialoghi che funzionano. Durante la cutscene erano dialoghi che andavano avanti da solo, ma ti davano il tempo di leggerli. Anche perché le scritte sono tornate ad essere grandi e non piccole, che ci stanno 300 parole in una linea. E qua? I dialoghi non sono automatici. Oh, va bene, bestia sibilante. Ora vuota il sacco. Dov'è il nostro libro? Il vostro libro si è diretto verso quell'edificio oltre il cancello. Cedono cose strane lì dentro all'acquisizione da parte delle torri dell'Alverorio SRL. Alverorio, ok. Ci voglio andare anch'io per vedere vendere le mie mosse. Lasciate che vi apra il cancello. Presto Yuka, andiamo a prendere quel libro prima che Trouser si renda conto che non gli abbiamo lasciato neanche una piuma. Bene. Ok. Per oltrepassare... vabbè. Queste qua sono frasi tutorial che scompaiono se le fai bene. Premendo una seconda volta, sì, c'è il doppio salto. Ok, adesso me lo fa fare. Dobbiamo accovacciarci per superare questo grande cancello. Ok, ok. Le meccaniche dell'acqua sono uniche che ancora non ho capito. Sono strane. Con un pulsante vai sotto, con un altro pulsante vai sopra. E poi per il resto... fai così, normalmente con lo stick. Quindi alto e basso è comandato da un pulsante e stick controlla tutte le altre direzioni. Tentiamo sempre d'occhio il muso. Ok. Cosa sono quei cosi blu lassù? Sembrano più lo ski persino di Trouser. Forse si sono persi. Ne dubito, se fossi noi, per metà lo sono. Li attaccherei con Y a differenza di questi tiratori. La nostra barra della salute non si autoricarica. Sì, hai ragione, però se ci accade la possibilità possiamo sempre mangiare una farfalla vicina, premendo A, per rinnovare la nostra salute. Ok. Mi piacerebbe dire che questi qua sono nemici che si ammazzano in un colpo perché sono solo quelli tutorial. Ma vedremo.
Accesso vietato. Questa è una proprietà privata. Salve, stiamo cercando un libro che abbiamo smarrito. Ci è sembrato che si fosse diretto da questa parte. Quel libro ora è nostro e tra poco lo sarà la maggior parte dei libri del mondo. Che piano commerciale strampalato. Avete intenzione di aprirne una bancarella di libri? In effetti, ce n'è solo un libro a cui siamo veramente interessati. Ora sparite prima che chiami la sicurezza. C'è qualcosa che non mi convince qui. Lily, dovremmo indagare. Well, tanto la porta è aperta. La musica qua dentro. Torri all'alveatorio, quello che è. Ehi, amici, venite qui. Ben ritrovati, carissimi. Vedo che ormai padroneggiate alla perfezione le mosse di base. Yuka ha seguito un tutorial strada facendo. Strepitoso, è il momento di mettere a frutto le vostre abilità. Ho trovato un pezzo del vostro libro. Perché non andate a raccoglierlo e scoprite cosa succede? Ci andrei io, ma sto aspettando un'importante chiamata del boss del mondo 1. È interessante, ha una delle mie fantastiche mosse. È interessata una delle mie? Certo, come no? Questa musica è la dimostrazione di quello che ha fatto Playtonic, letteralmente. Ricorda un sacco il castello di Granty, ma allo stesso tempo è qualcosa di totalmente a parte. Ed era effettivamente ciò che Playtonic voleva ottenere da questo gioco. E effettivamente sono un po' eccitato di vedere questo gioco com'è. Ok, grazie della dimostrazione. Potrei saltarlo, ma mi dà fastidio saltare le cazzi. Questo posso risolvere. Oh, sarebbe stato bello. Allora, ci ha fatto vedere che c'era qui la strada, ce l'ha fatto letteralmente vedere, quindi nessun problema. E poi, se sei un giocatore che ha appena giocato ai giochi di Banjo-Kazooie, questa qua dovrebbe essere abbastanza una passeggiata, eh? No, sclererò come in quei giochi. Benone, prima cosa. Salve, e tu chi sei? Sono un Peggy, vivo all'interno del potentoso libro unico. Il libro unico è prezioso? Oh, il libro unico possiede poteri straordinari, ma è stato rubato dal perfido Capital B. Se Capital B riuscisse a liberare tali poteri, la sua scelta società sarebbe in grado di riscrivere l'intero universo. Per fortuna noi Peggy siamo riusciti a scappare dal libro unico e a nasconderci. Senza le Peggy il libro unico è solo un involucro vuoto. Se mi userai per sbloccare uno dei grantomi di questo stabilimento, potremo spostarci in un altro mondo e cercare altri dei miei amici e amiche. Non ti preoccupi che ti aiuteremo noi. Forza Lily, troviamo uno di quei grantomi e portiamolo a cercare altre Peggy. Oh, che bello, fanno esattamente quello che criticavo di... Ehi, amici, credo di potervi dare una mano con la vostra ricerca. Fate un salto da me e vi spiegherò meglio. Dicevo,
hanno fatto esattamente quello che odiavo, cioè non hanno fatto quello che odiavo dei traduzioni di Banjo-Tooie. Non hanno tradotto i nomi. Bene, grazie. Oh, grazie al cielo. Andiamo già d'accordo, Playtonic. Allora, voi due dovete esplorare i Grand Tommy e io sto tentando di espandere i miei affari a nuove località. Non potremmo trovare un accordo? Per ogni Grand Tommy che sbloccherete, io vi aiuterò con una nuova mossa gratis. Mi pare un buon accordo, Trouser. Ci stiamo. Grandioso, la vostra prima mossa in omaggio è uno dei miei cavalli di battaglia. Tenendo premuto otterrete la giusta tenuta per rotolare lungo rampe scivolose. C'è solo un piccolissima possibilità, postilla amici. Più lungo lo utilizzate con questa mossa, più energia consumerete. Rotolate con parsimonia. Anziché mangiare le farfalle, potete raccoglierle per ricaricare la barra d'energia. Che ne dite di provare la nuova mossa brevettata dal vostro Trouser su quella rampa? Ok, si nota che quello lì è qualcosa di speciale. Bene, comunque sì, cosa che effettivamente in Magic così non c'era. Le farfalle ovviamente sostituiscono gli alveari in quanto vita. Però qua invece potenzia anche una barra di energia che serve per attivare le mosse, prendendole solo. Se invece usate A, otterrete vita, perché lui fa questo. E beh sì, ci danno pressoché quella già il sostituto delle gambe di Kazooie. Guarda Lily, una Paige in gabbia, incredibile. Aiuto, gli impiegamer di Capital B mi hanno rinchiuso in questa cella. Impiegrem, ok. Questi fogliacci sono piuttosto insistenti. Va bene, allora dici dov'è la chiave? Non c'è nessuna chiave, potete sbloccare le gabbie solo risolvendo i relativi rompicapi, ma ancora non avete imparato la mossa giusta per liberarmi. Ok, Paige Magica, torneremo da te più tardi. Non dirmi che Paige Magica è la traduzione per sbaglio l'hanno messa dentro. L'inizio della traduzione doveva essere quello. Immagino che c'entra con questo. Va bene. Vabbè, bello comunque. Prima puntata e già tre persone hanno violato la quarta parete. Quella comunque è la barra di energia. Benvenuti, siete riusciti ad arrivare al primo Grand Tommy? I Grand Tommy sono dei passaggi magici verso nuovi mondi. Le torri dell'avorio ne hanno inglobati parecchi, ma solo noi Paige possiamo sbloccarli. Mettetevi sull'interruttore e se avete raccolto Paige a sufficienza, ve lo apriremo. Sì, sì, ho capito. Poi noi dobbiamo entrare a salvare le vostre amiche, giusto? Esatto, una volta all'interno, ricordatevi di cercare Trouser, le mosse che vende vi saranno di grande aiuto nella vostra avventura. L'inizio mi piace. C'è qualcosa intorno? Anche siamo arrivati ai 25 minuti. E per entrare per stare lì 5 minuti non lo so quanto interesse ci sia. Eh?
Sento una Peggy, immagino sia il suono di solo i Peggy, no? Ah, no, non dimmi che sono già incastrato, ok. Sì, potrei non fidarmi del tutto di certe cose. Come le piante hanno un'hitbox stranissima. Le foglie hanno l'hitbox. Vabbè, inutile stare a bighellonare. Ok. Ti serve un Peggy per sbloccare questo mondo. Vuoi sbloccare i tropici Tribaldia? Ok. Yes. Non abbiamo molta altra scelta. Tornate più tardi e vi rivelerò altri dettagli sul Gran Tom. Immagino che si entra. Al posto dei gighi abbiamo pezzi di pagine, funzionano più o meno allo stesso modo, servono per completare qualcosa. Lasciamo che gli ultimi giochi di Banjo-Kazooie neanche li usavano come dei veri puzzle, ma va bene. Tropici Tribaldia. Tribalandia. Ok, questi sono stati tradotti. Ok. Sì, questo qua è qualcosa di scivoloso. Ok. Si assicurano che avete la mossa. Ciao, nuovi nemici. Crepano anche loro in un colpo. Già. Ehi, vieni qua. Ok. Energia ricaricata. Oh, ok, ho fatto così di strano. Wow, interessante. Ero quasi riuscito a fare qualcosa e credo sia fattibile, ho solo sbagliato a farlo. Sento già qualcuno ruotare. Sa molto di Banjo-Kazooie. Tu. Ok, non parlate, non lo dite, eh? Va bene, allora lo dico io. Questi effettivamente sono i sostituti dei Jinjo. Anche in questo gioco ci sono 5 cose di colore diverso, in questo caso sono fantasmi. E la cosa differente però è che invece che cercarli e prenderli subito, ognuno di questi fantasmi richiederà qualcosa. Lui, tanto per dire, vuole cibo. Non credo abbiamo neanche l'abilità per darglielo, ma ok. Forse è già in automatico, ce l'abbiamo. Scusa, proprio, non mi interessi, lucertolone. Ah, grazie. Va bene. Giusto. Ok, si può anche saltare mentre lo si fa. Ah! Ok, non me l'aspettavo. Tra l'altro loro quando subiscono danno sanno quasi che si sono massacrati proprio. Perché c'è anche la vibrazione del controller. Sa proprio di... Ah, quanto cavolo di danno si sono fatti. Questo rimane sempre attivo. Ok. Quella sembra già una strada alternativa. Ci sono come in Banjo-Kazooie il tipico premio. Ah, ok. Quello che vedete lì è un nemico come tutti gli altri, ma ha un cappello indosso. Questo vuol dire che subisce più danni. Voilà. Ed ecco che cos'è che ha rovinato sto cacchio di gioco. Almeno i nemici di questo cacchio di gioco hanno voluto fare sta meccanica che ogni cavolo di mondo c'è lo stesso nemico, semplicemente diverso in quanto colorazione.
E siccome hanno fatto sta meccanica del quelli normali si ammazzano in un colpo, quelli col capello si ammazzano in più colpi, ogni nemico sembra lo stesso. Ah. Comunque, yay, non posso salire, mi sa. Ok, si è capito, la cosa. Mi sa che in ogni mondo la prima cosa da fare è cercare Trouser. Wow. Ora però mi viene da pensare che il secondo salto faccia come quello di Kazooie, che vola per pochi secondi. Effettivamente avrei preferito che avrebbero ottenuto qualcosa del genere. Sembra che hai raccolto piume a sufficienza per la mia prima mossa. Passate al mio ufficio dall'offerta fantastica, vi aspetto. Vi aspetta, ok. Scusate, ma cerchiamo anche di giocare mentre apparentemente non sono capace. E mi sa che devo evitare di fare missioni da altri personaggi sempre senza quella cavolo di mossa di Trouser. Siamo arrivati però alla mezz'ora. Yay. Ecco perché non voglio entrare nel mondo, non si è fatto pressoché niente. Vabbè, oggi abbiamo iniziato il gioco. Secondo me promette bene. Sempre meglio che non avere niente. Quindi, quasi game è tutto. Noi ci alla prossima, grazie per aver seguito questo primo episodio. Se così lasciate un like e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.